Casco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori, benvenuti a Focus, puntata strepitosa con le ultime novità che arrivano dal mondo della politica. Finché la barca va, lasciala andare, cantava Orietta Berti, un motivo che sembra oggi più che mai di grande attualità. Potrebbe cantarla benissimo il Parlamento: finché la barca del governo va, lasciala andare. E già, il governo targato Movimento 5 Stelle ammaina la bandiera della Lega, alza quella del PD e continua a navigare col vento in poppa, o meglio controvento, visto che dopo le elezioni europee e dopo le ultime elezioni regionali in Italia, a quanto pare nel paese, in Italia, il vento è decisamente cambiato. Noi di Rete Veneta, come sapete, siamo sempre dalla parte dei cittadini e quindi avevamo auspicato che la parola tornasse al popolo. Mattarella preferisca il voto agli inciuci, questo era il nostro auspicio. Invece, a quanto pare, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono approdati a un accordo e la barca resta a galla ma cambia bandiera, non più giallo-verde ma giallo-rossa. L'ammiraglio però è sempre lui, Giuseppe Conte. Ma non doveva essere il governo della discontinuità? Partiamo da questa domanda e iniziamo questa serata in compagnia dei nostri ospiti che vi presento immediatamente. Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova. Buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuto. Antonella Tocchetto del Partito Democratico. Buonasera. Buonasera, stasera protagonista assoluta di questa puntata insieme a Elena Donazzan, assessore veneto al lavoro, alla formazione, buonasera, di Fratelli d'Italia. Buonasera. Stasera non c'è Sergio Berlato, però con i quali c'è ci Elena Donazzan. Sto e poi, meglio con Alberto Villanova. E poi c'è Alberto Villanova, consigliere regionale Veneto della Lega, benvenuto, buonasera. Buonasera, grazie. Dicevamo, Tocchetto, ma non doveva essere il governo della discontinuità? Così ci risultava, così è stato detto dal Partito Democratico. Beh, ma poi ci si trova, si discute, si trovano delle soluzioni. Vedo anche che l'assessore Donazzan si è preparata per il futuro biancorosso. Diciamo che è un giallo rosso, ma in realtà un po' democristiano rosso, eccetera, eccetera. Vede che però tra donne si guarda sempre il vestito che si indossa, l'abito. No, ho detto, ha un bel colore bianco-rosso, anzi volevo fargli i complimenti, grazie. Poi le scarpe sono molto belle. Grazie. Detto questo, tutto made in Veneto, tutto made in Veneto. Si discute, poi possono cambiare le cose, insomma, però insomma non è stato un parto facilissimo. Poi domani vedremo la lista dei ministri. Certo, Zingaretti era partito chiaramente che voleva la discontinuità, poi per trovare gli accordi i 5 Stelle ponevano o Di Maio o Conte, qualcuno bisogna pure mollare. Abbiamo tenuto Conte e abbiamo un po' mollato Tocchetto Di Maio. È stato mollato molto dal Partito Democratico. Ecco, e adesso però oggi, lo diciamo ai nostri telespettatori, è stata una giornata importante di consultazioni per il Presidente della Repubblica. Tra questa sera e domani il Capo dello Stato indicherà il nuovo Premier, che poi non è tanto nuovo perché sarà quello vecchio, cioè Giuseppe Conte. E lasciandogli però un certo margine per continuare a lavorare su programma e squadra di governo. Allora, diciamo che
ancora in questo momento siamo in una fase in cui non dico tutto può succedere, perché è chiaro che ormai il dado è tratto, come si diceva una volta, però sicuramente siamo ancora in una fase in cui molto resta da dire, vero Elena Donazzan? Io spero che la notte porti consiglio all'arbitro. La nostra Costituzione ripone nella Presidente della Repubblica il ruolo di certamente vigile difensore della Costituzione, ma io credo soprattutto della volontà del popolo, perché se l'articolo 2 non deve essere disatteso questa volta in particolare, cioè la sovranità appartiene al popolo che la esercita nei limiti della Costituzione. Il Presidente Mattarella deve porsi questa domanda, perché in tutto questo gioco delle carte, dove mi pare di stare con le figurine Panini che sposti, non ho capito il colore della maglia, al di là del bianco rosso, giallo rosso, giallo verde, tutti colori un po' strani. Una maglia dovrebbe essere quella della nazionale in questo caso, bisognerebbe capire che cosa stai andando a fare. Non ho sentito in questi giorni di bagarre vera un tema da affrontare. Io ricordo che fino a pochi mesi fa un elemento che teneva insieme, poi insomma c'è l'esponente della Lega, quindi parlerà lui, ma certamente Lega e 5 Stelle avevano un obiettivo, era quello di cambiare non solo il governo del cambiamento in Italia, ma anche verso l'Europa, e in Europa si voleva andare con l'idea di difendere gli interessi nazionali. La prima cosa che ho visto fare all'indomani delle elezioni europee, dove in Veneto e in tutto il nord Italia in particolare il ceto produttivo ha dato un voto chiarissimo, cioè di difesa dell'interesse nazionale, tanto che vincono i partiti sovranisti, in Europa il 5 Stelle fa il grande tradimento, perché per me è lì che si deve riconoscere la mancanza della volontà popolare quando vota il governo della continuità in Europa, Merkel e Macron. Allora il PD ci sta benissimo lì dentro. Ci arriviamo, eh? Ma prego. È l'ultima cosa che dico è che io non posso pensare che sia la lista dei ministri Tocchetto il tema, perché il tema è che cosa vado a fare a quel governo. No, ma il tema c'è, ce ne sono 4-5. Noi abbiamo posto ambiente, 5. Europa e la questione anche della sicurezza, quindi mi pare che ci sono non un tema, ce ne sono 7-8. Quindi sulla questione della sicurezza, quindi, tutto quello che di buono, l'unica cosa svolta, che ha fatto il governo. No, è una svolta contrarissima al governo che c'è stato fino adesso, non sovranista. Mi pare abbastanza chiaro, di temi ce ne sono tanti invece. Qui dice, dal simbolo, dice questo il nostro telespettatore, dal simbolo Salvini Premier bisogna togliere la parola Lega per non fare la stessa fine. Alberto Villanova, ha portato sfiga Salvini Premier? Ma no, aspettiamo. Perché, aspettiamo, aspettiamo. Vendiamo cara la pelle, dice lei. Sì, perché adesso andremo all'opposizione a testa alta e con tutta la dignità del mondo, perché Salvini aveva la possibilità di tirare a campare per restare ministro dell'interno, far finta di niente, e invece ha deciso di fare una scelta di dignità, di dire questo governo non ha più la possibilità di andare avanti, di portare avanti quel programma su cui è nato, e quindi meglio chiedere agli italiani di votare. Guardiamo questo telespettatore che dice Movimento 5 Stelle più PD ha fatto un'equazione matematica, sì, ci sta, finita l'Italia. Settimo Gottardo, lei... Dopo, posso dire solo una cosa? Prego. Prima? Perché sentivo dire che uno dei punti è la sicurezza, no? Io ricordo... No, sono molto curioso e voglio vedere i 5 Stelle, perché i 5 Stelle hanno votato la fiducia sul governo a fine luglio proprio sul decreto sicurezza bis e hanno votato. Adesso voglio vedere se gli stessi parlamentari vorranno togliere il decreto sicurezza bis che hanno appena votato. Questo, allora vediamo, perché adesso io sono... Noi anche, almeno PD non abbiamo colpa. Io sono anche un pochino stufo, perché coi 5 Stelle noi in Consiglio regionale li vediamo sempre col ditino puntato verso tutti quanti, anche verso il PD per molto tempo, a dire che loro erano diversi, loro non erano un partito, che non faranno le coalizioni con loro, noi, che loro sono un movimento che viene dal popolo. Palle, loro sono diventate un partito come tutti gli altri, anzi peggio degli altri, perché Conte, il signor Conte che adesso andrà a chiedere la fiducia a un'altra maggioranza, cambia maggioranza come cambiare cravatta.
Una settimana fa ha preso la fiducia dalla Lega, adesso prende la fiducia del PD come se nulla fosse, è stato mandato su dei 5 Stelle. Allora, 5 Stelle, quel ditino che hanno puntato per anni verso tutti quanti, adesso se lo devono puntare contro se stessi e far vedere che sono ancora peggio dei partiti tradizionali, peggio dei partiti della Prima Repubblica. Ecco, avete sentito, Alberto Villanova ha già il taccuino in mano, è pronto a segnarsi tutto. Dopo, se ha bisogno di una penna, va a memoria, alla memoria buona. Settimo Gottardo, ironia della sorte. Guarda un po', Giuseppe Conte tifa per una squadra con i colori giallo-rossi. Era un po' nel suo destino, era già tutto previsto, come diceva quella canzone di Cocciante? Forse tutto previsto, no, ma che questa questione della riconferma di Conte sia dentro un disegno non solo nazionale ma più complesso, non c'è ombra di dubbio. L'Italia è uno dei 7 grandi paesi del mondo, è chiaro che gli altri 6 paesi con cui l'Italia collabora sono interessati a sapere chi sarà l'inquilino numero uno del governo italiano che interloquisce con loro. Io non mi meraviglio niente, non... così va il mondo, è sempre andato così, è ovvio che vogliono sapere chi è il proprio dirimpettaio. Tutto qua, e quando uno va a prendersi una, comprarsi oppure affittarsi un appartamento, prima roba che fa vuole sapere che è il vicino della porta accanto perché non vuole trovarsi, ecco, non dico nome se non poi mi accuso di discriminazione, trovarsi qualche coinquilino sgradito, cerca di entrare in un condominio dove si possa vivere da modo d'accordo. Ecco, questa è la storia anche fuori di parabola di questo governo. E allora, noi ne stiamo discutendo qui questa sera, avremo anche molti filmati, molti contributi per capire un po' la situazione, come si sta delineando, ne parliamo con i nostri ospiti, però invito tutti i telespettatori da casa a partecipare anche loro, a mandarci i vostri messaggi, perché vogliamo parlarne anche con voi. La discussione è aperta con tutti. E allora vediamo intanto cosa ha detto oggi Luigi Di Maio all'uscita dalle consultazioni con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sentite un po'. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie a tutta la stampa presente. Abbiamo ringraziato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la sensibilità istituzionale che ancora una volta sta dimostrando in questo delicato momento del Paese. 60 milioni di italiani hanno vissuto questo agosto nell'incertezza assoluta. Gli italiani è da circa un mese che non hanno più un governo pienamente in carica. Sulla testa delle loro famiglie è piombata una crisi inaspettata, provocata da una forza politica che ha staccato la spina al governo di Giuseppe Conte, dopo che quel governo aveva rimborsato i truffati delle banche, aveva dato a questo Paese quota 100 e reddito di cittadinanza, aveva adottato nuove politiche sull'immigrazione e si era guadagnato il rispetto ai tavoli europei e internazionali. Molti di questi italiani stavano aspettando l'abbassamento delle tasse a fine anno. Il salario minimo, nuove politiche ambientali, il taglio dei parlamentari, una scuola più forte, una sanità più libera dai partiti, la revoca delle concessioni autostradali a chi ha fatto crollare il ponte Morandi, l'abolizione di inutili leggi che creano solo burocrazia, l'autonomia per Veneto, Lombardia e Emilia-Romagna e gli investimenti per il Sud. Ma si è deciso di far saltare tutto. Eppure gli italiani il 4 marzo del 2018 avevano votato per vedere risolti i propri problemi, non per risolvere i problemi di qualche partito. Qualcuno nella storia ha detto che in politica ci sono sempre due categorie di persone, quelli che la fanno e quelli che ne approfittano. Oggi noi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che il Movimento 5 Stelle non si sottrarrà alle proprie responsabilità. Abbiamo preso degli impegni con gli italiani come quello di evitare l'aumento dell'IVA a fine anno. Ebbene, costi quel che costi, questi impegni vogliamo mantenerli. Siamo sempre stati un movimento post-ideologico. Siamo convinti che non esistano soluzioni di destra o di sinistra, ma semplicemente soluzioni. Qualcuno, a seconda delle questioni che portavamo avanti in questi anni, ci ha accusato di essere dell'una o dell'altra parte. Noi crediamo
che questi schemi siano ampiamente superati. Lo abbiamo detto in passato e continuiamo a pensarlo. Sono i programmi, i temi, le scelte i veri protagonisti della politica. Siamo cresciuti nella consapevolezza che la politica sia servizio. Uno spirito che ci ha portato ad essere la prima forza politica del Paese e del Parlamento. E in questi anni il nostro obiettivo è sempre stato quello di cambiare, guardando ad un progetto per l'Italia di grande respiro, che rimettesse al centro la persona, i beni comuni essenziali, l'acqua, la scuola, le infrastrutture, l'ambiente, la sanità, la cultura, lo sviluppo economico, il lavoro. Uno dei grandi interpreti di questo nuovo umanesimo, come ama definirlo lui stesso, è stato Giuseppe Conte, il Presidente del Consiglio indicato dal Movimento 5 Stelle a giugno del 2018. Un uomo di grande coraggio che ha dimostrato di voler servire il Paese con spirito disinteressato e di abnegazione. Oggi abbiamo detto al Presidente della Repubblica che c'è un accordo politico con il Partito Democratico affinché Giuseppe Conte possa ricevere di nuovo l'incarico di Presidente del Consiglio. Eccoci qua! Al punto, avete sentito? Oggi abbiamo comunicato al Presidente della Repubblica che c'è l'accordo col Partito Democratico perché Giuseppe Conte possa essere ancora il Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra l'altro, Tocchetto ha sentito le parole di Di Maio, ormai Di Maio è un suo amico. Qualche tempo fa però in trasmissione sentivo che aveva un po' di acidità nei suoi confronti. Ma questo è un accordo adesso, politico? È un accordo politico. Quindi va giù, quindi si digerisce. L'accordo politico si digerisce sempre. Senta, ma ha sentito che Di Maio diceva la politica si divide in due parti, quelli che la fanno e quelli che ne approfittano. Ma il Partito Democratico ne ha approfittato un pochettino, proprio un cincinino? No. Allora, il Partito Democratico ha avuto una prima apertura fatta da Renzi in Parlamento, perché lui, diciamo così, controlla i parlamentari. Poi però, secondo me, i parlamentari. Controlla i parlamentari. Però mi pare che segretario. Accordo politico. Beh, ma li controllano tutti che in questo momento alcuni partiti non hanno controllato il loro premier. Tu sai che stai violando la Costituzione? No, tu sei non sto violando la Costituzione. Il controllo dei parlamentari significa che comunque che c'è un capogruppo che ha che rispondono alle proprie cose e non è una violazione della Costituzione. Ma detto questo, tra le altre cose, perfettamente Zingaretti, in maniera molto intelligente e preparata, ha chiuso l'accordo politico. Il problema è che se hanno fatto una forzatura i leghisti e in particolare Salvini, che posso anche accettare quello che hanno detto prima, però la cosa ridicola è che una volta che lui ha detto voglio che il governo cada perché ho i voti sostanzialmente e posso andare a elezioni, stranamente poi ritira la fiducia, quindi vuol dire che non era proprio molto convinto, era anzi un po' sbagliato. Risponda a questo telespettatore, perché i nostri telespettatori hanno sempre la precedenza. Il PD di Democratico ha soltanto il nome, sono troppi anni che va al governo senza essere votato. Ma non è vero, perché noi siamo andati sempre alle elezioni, in questo caso qua c'è un accordo politico e l'accordo politico porta ad un governo. Tra le altre cose abbiamo votato un anno e mezzo fa, voglio dire, non è che abbiamo votato 100 anni fa. Perso. Questo è un accordo politico, che piaccia o non piaccia, esiste. Il Presidente della Repubblica ha verificato secondo la Costituzione 88, 89, 90, gli articoli della Costituzione, che era possibile creare un governo e per questo non scioglierà per ora le Camere, perché dobbiamo vedere domani alle 9 quando c'è la convocazione. C'è Elena Donazan che scalpita. Ribollo. Perché Ernesto Galli della Loggia qualche giorno fa sul Corriere scrive un editoriale illuminante. La nostra Costituzione prevede la maggioranza parlamentare, allora si sta creando una frattura insanabile tra la democrazia intesa come maggioranza del popolo e una maggioranza parlamentare che è frutto della somma di soggetti eletti. E ribollo, perché quel che ha detto l'esponente del PD, l'avvocato Tocchetto, dice: noi abbiamo un accordo politico sul nome del premier. No, non ho detto sul nome, ho detto abbiamo un accordo politico, punto. Beh,
L'unica cosa che vedo, mettetemi in bocca quello che non dico. Conte, sul nome del Premier l'ha detto Di Maio, Conte, che c'è l'accordo. Conte non è eletto, ma un accordo politico si fa sui contenuti, si fa rispettando la volontà popolare, che non l'anno scorso, qualche mese fa, dà un esito schiacciante, dove il popolo italiano dice con chiarezza cristallina: noi votiamo i partiti, maggioranza italiana, partiti sovranisti, vincono il partito della Lega e il partito dei Fratelli d'Italia. Elezioni europee. Tutti gli altri perdono. Elezioni europee. In alcuni comuni ha vinto il PD con le elezioni europee. Infatti, i due partiti che perdono vanno e votano una maggioranza diversa da quella voluta dal popolo italiano in Europa l'altro mese. Elezioni, e in effetti, risponde alle proprie elezioni. Siete grandi, siete molto coerenti. Io non posso scaldare, la Lega, ma ci sarà un momento in cui tornerete alle elezioni e il popolo italiano vi asfalta. Ma non è vero. Perché vedete, potete fare tutto, ma poi non potete conculcare la libertà di non voto. Non credo proprio. Vedremo. Donazzana, attenzione, oggi tra l'altro entra in gioco anche la piattaforma Rousseau. Guardate un po' cosa dice Di Maio su Facebook. Prima che venga sottoposta l'accordo al Presidente della Repubblica, questa proposta sarà votata online su Rousseau dagli iscritti del Movimento 5 Stelle. Solo se il voto sarà positivo, la proposta di progetto di governo sarà supportata dal Movimento 5 Stelle. Il voto dovrebbe avvenire entro la prossima settimana. Insomma, ufficialmente, anzi è meglio dire, la situazione è ancora aperta, vero Villanova? Ma io vedo che Di Maio si sta trasformando nel Conte Mascetti, non so se avete una piccola... il film Amici miei, quello della supercazzola, ho capito, perché tra quello che ha detto uscendo dal colloquio col Presidente della Repubblica e quello che dice qui, veramente io, allora, cita Nenni, no? La politica c'è chi la fa e chi ne la sfrutta, no? Però io vorrei ricordare che chi sta sfruttando la politica per restare al potere sono loro, ragazzi. La Lega, se volesse cioè se avesse voluto sfruttare la politica, sarebbe rimasta al governo, stava lì tranquillo, Salvini se ne stava al Viminale, continuava a fare la sua politica sull'immigrazione, faceva finta di niente sul fatto che Conte stava flirtando ormai da settimane con la Merkel, con Macron, con tutta l'establishment europeo, si stava lì, e invece Salvini ha deciso di staccare la spina a questa schifezza che stava venendo fuori e ha scoperchiato la verità, perché se noi e i 5 Stelle stanno puntando sul fatto che c'è la memoria corta in questo paese. Fino a pochi mesi fa Di Maio prendeva la macchina con Di Battista e andavano in Francia a insultare Macron e andavano a fare le foto con i gilet gialli, giusto? E adesso abbiamo invece Macron che si mette ad appoggiare Conte per farlo rieleggere, la Merkel che lo accoglie al G7 come se fosse il salvatore della patria, Tusk, il presidente del Consiglio europeo, che arriva e lo accoglie dicendo: questo è il campione dell'Europa in Italia. Ragazzi, ma i 5 Stelle, secondo sono andati al voto il 4 marzo dell'anno scorso, avevano un programma che mi sembra fosse abbastanza scettico nei confronti di questa Europa, e adesso sono diventati i migliori alleati di questa Europa. Guarda caso, succede una cosa stranissima in queste ore. Deve ancora formarsi il governo e lo spread scende. Guarda caso. Allora, a qualcuno non viene forse in mente che questa roba dello spread è un'arma che viene usata per andare a modificare quella che è la volontà degli italiani? Villanova, ne parliamo tra poco, però... Ma perché ha ritirato la fiducia? Scusa, non si è capito perché, se era così convinto, Salvini ha ritirato la fiducia all'ultimo momento. Cioè, mi pare che fosse sfiducia, un po' confuso. La sfiducia, sì, la sfiducia, scusa, mi pare perché... che fosse un po' confuso. Quando tu vai dal Presidente del Consiglio a dire... voglio, come dire, far cadere il governo perché ho sondaggi buoni e vado a elezioni, non mi pare una proposta politica. Poteva farla cadere nel momento in cui c'erano state le elezioni europee, allora, volendo. Però mi pare che i passaggi di Salvini siano stati molto confusi tra il programma che avevamo noi, quel contratto di governo, e quello che avete voi. Noi abbiamo un accordo politico che è diverso dal contratto. Te lo dico io qual è l'accordo politico. E l'ha detto la Boschi l'altra sera in una
in una vostra festa. La Boschi non fa parte del governo. Non è una festa dell'unità, ma fa parte di chi, di quelli che controllano i parlamentari, come dicevi tu. Perché allora il vostro accordo politico si basa sul fatto di non mandare Salvini al governo e siete pronti a fare qualsiasi cosa per non mandare Salvini ma al governo. Anche quello di fare l'accordo con degli incapaci, come ha detto la Boschi. Il pateracchio. Tanto è vero, tanto è vero. Lui no, che ha fatto il pateracchio. Finisco subito. Tanto è vero, guarda caso, uno dei punti che sta venendo fuori, su questo accordo politico è quello di cambiare la legge elettorale per fare un proporzionale, per fare in modo che Salvini non vada al governo. Gli unici collanti sono la volontà di non mandare Salvini, se viene eletto dal popolo, al governo, e secondo il fatto di mantenere le careghe. Punto. Questo è l'accordo politico. E diceva: il resto non mi chiama più Di Maio. È un problema per voi Salvini. Adesso non guardate l'accordo politico che Tocchetto, non l'abbiamo letto, morti, lo vedremo domani mattina. Si contano alla fine, le elezioni arriveranno prima o poi. Le elezioni arriveranno prima o poi, ricordatevi. È rimasto colpito attenzione, dal fatto che nessuno lo chiamava a festeggiare. Piange il telefono. Però tenerezza Salvini. Guardate che arrivano le elezioni, cioè ce n'è per tutti dopo. Comunque la partita con la piattaforma Rousseau ancora da consultare resta aperta. Certo, il nuovo premier entrerà ufficialmente in campo con l'incarico del Presidente della Repubblica, ma con la spada di Damocle, appunto, della consultazione online e con una parte della base dei 5 Stelle in rivolta per l'abbraccio con il PD. Tocchetto, lei è così tranquilla e così sicura? Beh, diciamo che in tutti i partiti sicuramente ci saranno delle persone. Beh, Calenda oggi si è dimesso dalla direzione. Ha sbattuto la porta. Perché non era d'accordo, quindi come dire, non tutti accoglieranno nei partiti, come dire, le scelte che sono state fatte, ma io sono abbastanza tranquilla. Io ero più preoccupata quando incontravo degli imprenditori, quindi la piattaforma che mi dicevano avevano paura di una grande crisi economica, quindi che volevano adesso governo. Invece quindi la piattaforma Rousseau secondo lei è una formalità? Io penso che sia una gran formalità. Una gran formalità, attenzione, sta colpendo però nel vivo il Movimento 5 Stelle, vero? Il Movimento 5 Stelle ha detto che con noi non farà gli accordi nella regione, l'ha detto Berti stamattina, ha detto se c'è un accordo dall'alto, PD e Movimento 5 Stelle alle regionali, io non ci sto. Questo casomai dimostra che nel Movimento 5 Stelle e anche nel Partito Democratico, come ha dimostrato anche Calenda, non c'è molta serenità nell'accettare questo accordo. Settimo Lottardo ha sentito che cosa ha detto la Tocchetto, ha detto che alla fine la piattaforma Rousseau è soltanto una pura formalità, ma per il Movimento 5 Stelle dovrebbe essere invece la massima espressione della democrazia diretta. Non so, ma io sono tra quelli che ha sempre criticato la piattaforma Rousseau. E quindi non ci ho mai creduto tanto, perché facevo parte di quella compagine di persone molto scettiche che hanno sempre ritenuto, giustamente perché l'ha detto anche l'autority di controllo, ha avuto anche delle multe, che è una piattaforma non trasparente, esatto, non garantita, che i voti non sono così segreti, insomma, diciamo in altri termini un po' manipolabile. E quindi, insomma, io preferisco non parlare di questo. E quindi faranno quello che vogliono, però io sono scettico sulla piattaforma. Lei è scettico? Rimango scettico. Però resta il fatto che comunque un grande cambiamento è avvenuto, perché quello che è successo è una cosa molto importante per il sistema politico italiano. Quello che sta succedendo sta cambiando non il paese, ma il sistema politico. Avete sentito cosa diceva Di Maio? Abbiamo fatto un accordo politico, cioè quello che loro sono nati per non fare mai. Ecco, allora, non faremo accordo con infatti ci hanno fatti impazzire il Movimento anni. 5 Stelle, cioè, è cambiato il Movimento 5 Stelle per non la... è nato per la democrazia diretta e contro la vecchia politica. Poi come spiegherà che hanno cambiato pelle, come spiegherà parte alla base questo cambiamento di pelle, come spiegherà un accordo ma proprio nel segno della vecchia politica? Se ci sia il fatto che loro stanno omologando e sono un partito come tanti altri, laicamente, ed è anche giusto che sia così, non sono la mission impossible nella politica italiana. Però questo cambiamento qui, guardate, comincia con le elezioni europee.
le elezioni europee in Italia Bossi le vince, e anzi un po' le stravince per la verità, però le perde in Europa. Aveva detto che avrebbe cambiato l'Europa, lui avendo vinto in Italia ma perso in Europa, perché anche i suoi amici alleati tipo Orban ha seguito il consiglio di Berlusconi di allearsi populisti e popolari, i polacchi altrettanto, l'hanno lasciato da solo e hanno fatto un cordone sanitario. Primo, elezione del Presidente del Parlamento, gli fregano il vicepresidente e lo regalano ai grillini. Tanto. Poi, seconda puntata, per capire che c'è un, processo complesso, no? Siamo dei provinciali, ecco. Corretto. Secondo, distribuiscono le grandi commissioni del Parlamento, neanche mezza. Ecco, andiamo avanti, c'è la nomina della Presidente della Commissione, la Leyen. La nomina, tra i protagonisti a guidare la nomina, c'è Conte, capo del governo, è lì che avviene la rottura. A questo punto loro si sono visti il cordone sanitario. La dichiarazione di Conte, che non ha più a che fare con la Lega e con i Salvini, la fa da Biarritz, dove avrà avuto anche garanzie che passerà una certa finanziaria addomesticata. Quindi capiamo che quello che sta avvenendo non è si va a votare, voto subito, voto no, è un processo politico. Ecco, per il voto, termino subito, Salvini sapeva che si sarebbe votato. Guardate, da qui fino all'estate prossima si vota praticamente una volta al mese una grande regione italiana. Sono 9 grandi regioni, 4 votano quest'anno e 5 l'anno prossimo, tra cui la nostra. Anche. E quindi c'è tutto. Cosa hanno questo giorno, cos'è che ha fatto questo giorno? Hanno impedito che Salvini guidasse un grande governo sovranista, magari guidato da un innocuo Di Maio, però previo un forte rimpasto e un rafforzamento dei sovranisti con l'immissione della Meloni, e che questo grande maggioranza governo avrebbe fatto da guida su 9 regioni. Tutto qua. Adesso lui il disegno lo continuerà a portare avanti nelle 9 regioni, non ha più la guida del governo. Ecco, certo. Tutto qui, non ha più la guida del governo. Quindi avremo, lui ha perso questa prima battaglia, l'ha perduta, adesso se ne comincia una battaglia, anzi 9 battaglie, e vedremo se sono Caporetto o Vittorio Veneto, questo lo vedremo, ma abbiamo ancora, però, come diceva, 8 mesi davanti di battaglie politiche. Come diceva Gottardo adesso, si arriva alla stagione delle elezioni regionali, 9 regioni, tra cui anche il Veneto. 4 quest'anno e 5 la primavera dell'anno prossimo. Cos'è, una pistola politica caricata con 9 pallettoni per sparare contro questo governo giallorosso? Ma di sicuro le regioni del nord saranno tutte ad una opposizione durissima a questo governo. È evidente, il Piemonte è tornato al centrodestra, abbiamo la Lombardia, abbiamo la Liguria, abbiamo il Veneto, abbiamo il Friuli Venezia Giulia, noi siamo la parte produttiva dell'Italia. E questa non per singola elezione a seconda di chi va ad amministrare i regionali, per le regionali, le comunali, no. Il voto popolare qui è diventato un consolidato gruppo sociale che vota, e votano centrodestra, direi che votano destra, votano la difesa degli interessi nazionali, votano per una sicurezza marcata, anche città rosse, ma rosse come il male, direbbe un mio amico, hanno votato a destra perché volevano messaggi che quelli che Salvini ha interpretato quando è andato al governo. Ora, che questo governo PD 5 Stelle possa essere eletto come governo contro il Nord Italia, per me è un fatto abbastanza eclatante. E concordo con la lettura che ha dato Settimo Gottardo, perché non dobbiamo rischiare di guardarci la pancia. Qui è una dimensione che ci riguarda e riguarda il ruolo dell'Italia in Europa e di come l'Italia va difesa in Europa, perché ci hanno trattato a pesci in faccia rispetto a un voto popolare. Le regionali saranno, secondo me, semplicemente il messaggio più chiaro contro questo governo, che loro non vogliono le elezioni, le avranno lo stesso, perché non ci manderanno a votare per Camera e Senato, si troveranno un voto chiarissimo
nelle regioni italiane. Tocchetto, per il PD il voto su Rousseau è uno sgarbo istituzionale nei confronti del capo dello Stato, lei è d'accordo? Beh no, non credo, no. Cioè, non so chi l'abbia detto questa cosa qui, ma insomma è un piccolo loro, come dire, assemblea di partito, come hanno i partiti che funzionano come il PD, hanno le assemblee, hanno le direzioni dei partiti, loro hanno l'assemblea Rousseau. Però volevo solo dire una cosa, io non sarei così convinta come dice l'assessore Donazzan. Primo, perché il governo passato, ormai bisogna parlare di passato, per il nord non ha fatto nulla, tanto è vero che il buon Salvini non andava nemmeno al Consiglio dei Ministri quando si parlava dell'autonomia. Quindi io non sarei così contenta, così convinta che il nord risponda pedissequamente contro il nuovo governo, perché il governo passato non ha dato nulla al nord, nulla, ha promesso tante cose ma non ha portato a casa niente, quindi potremmo anche avere delle sorprese. Vuoi vedere che magari un'autonomia edulcorata, anche se so che Zaia lo dice che non voterà, non firmerà nulla, magari la portano a casa più con questo governo che con altri? Beh, intanto un telespettatore scrive: non si azzardino a cancellare quello che è stato fatto fino ad ora, quindi compreso anche sicuramente il decreto sicurezza bis. Ma non cambieranno niente. Ma non cambierà niente? No, ma perché devono cambiare? Scusate, anche dal decreto di sicurezza c'è solo due piccolissime e quasi irrilevanti osservazioni del Presidente della Repubblica. Guarda, una sul pubblico ufficiale, perché c'è un po' di confusione, al limite pubblico ufficiale anche l'usciere del comune che mi porta una raccomandata per il ritardo. Quindi, siamo seri, quella lì li modifico, li chiamo modifiche, ma la sostanza non cambia niente. L'altra è sulle multe. Un conto che ci sia una nave che raccoglie 100 migranti di una onlus internazionale, un conto è il peschereccio siciliano che prende 3 disperati. Possono avere la stessa multa, dai, siamo seri. Questo non è cambiamento, quindi non cambieranno niente. Al massimo, sai cosa faranno? Non li attiveranno, tutto qua. Villanova, ma che peso ha avuto, che ruolo ha giocato il capo dello Stato in questo accordo? Quanto questo accordo è anche di Mattarella? Ma devo dire, pur non essendo un grande seguace, un grande, diciamo, estimatore di Mattarella, devo dire che lui fino adesso si è limitato a fare l'arbitro. Non ci vedo un grande interventismo come poteva essere quello di Napolitano. Non è interventista Mattarella. No, lui è rimasto lì, sta aspettando di vedere se si crea questa maggioranza, sta applicando quello che dice la Costituzione. Quindi su questo non penso si possa dire molto su Mattarella. No, mi fa sorridere perché quello che ha detto la Tocchetto, tornando al discorso, evidentemente dice questo governo non ha fatto niente per il nord, evidentemente quelli che abitano al nord sono tutti scemi, perché quando ci sono state le elezioni hanno votato tutti in massa per la Lega, nel Veneto quasi il 49,9% ha votato Lega e europea, ma Tocchetto, ti ricordo che è un voto, dopo 49,9 io capisco che avete questa idea che gli italiani sono tutti scemi, che stiano guardando la televisione in questo momento e dicono abbiamo votato per le europee, quelle non valgono, è come votare. No, non è che non valgono, ma io rispetto la tua opinione, è un'opinione diversa, cioè secondo me il nord ha mostrato un certo tipo di orientamento politico che va mantenuto, va sicuramente a una base di partenza, però io se fossi il PD e 5 Stelle direi attenzione, ci sono due partiti che vanno al governo e vanno al governo contro la parte più produttiva del paese. Cioè, allora, su questo penso sia un dato di fatto. Villanova, attenzione perché adesso parla il capitano, sentiamo che cosa ha detto Salvini all'uscita del suo capitano, esatto, si metta sull'attenti perché sta arrivando Salvini all'uscita dalle consultazioni. Buonasera a tutti. Salve. Quando volete. Eccoci qua. Secondo il rituale previsto siamo stati rapidi, precisi e diretti. Onesti fino in fondo col Presidente della Repubblica, a cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di italiani di fronte all'indecoroso spettacolo teatrino della guerra delle poltrone
che si sta verificando da giorni. Il Presidente della Repubblica chiedeva un candidato Presidente del Consiglio, un progetto e una maggioranza ampia. Il candidato Presidente del Consiglio probabilmente l'hanno trovato a Biarritz su indicazione di Parigi, Berlino e Bruxelles, Monti bis. Probabilmente a qualcuno dava fastidio un'Italia, un popolo e un governo che stavano restituendo orgoglio, dignità, sovranità e futuro alle famiglie e alle imprese italiane, e infatti tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra economica importante e coraggiosa fondata sulla flat tax, e questo è quello che ha portato ai no del Presidente Conte. Dal PD ci si aspetta di tutto, è un partito incredibile che nel nome della poltrona chiede discontinuità con lo stesso Presidente del Consiglio che andrebbe a fare un Consiglio dei Ministri nello stesso mese con i ministri della Lega e i ministri del PD. Però, tornando a quello che abbiamo detto al Presidente Mattarella, la minoranza è in Parlamento ma soprattutto è nel Paese. Tutte le elezioni degli ultimi anni hanno visto un unico partito perdere sistematicamente, ed è il Partito Democratico. Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Trento, Bolzano, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sardegna, elezioni politiche, elezioni europee. Milioni di italiani si staranno chiedendo a cosa serve votare se quelli che noi mandiamo a casa alle elezioni mi tornano dalla finestra con giochi di palazzo. Dignità vorrebbe che ci fossero le elezioni. Dovrebbe essere una bella parola in democrazia, elezioni. La sovranità appartiene al popolo. Evidentemente chi ha paura del voto può scappare per un mese, per sei mesi, per un anno, non può scappare all'infinito. Mi domando cosa possono offrire l'Italia. L'unico collante che ho intuito dalle dichiarazioni di questi giorni è l'odio nei confronti della Lega. L'odio nei confronti del primo partito italiano che ha avuto il coraggio, la forza, l'onestà di rimettere i suoi ministeri nelle mani del popolo italiano dicendo giudicateci. Dateci il mandato di andare al governo per fare per 5 anni la rivoluzione fiscale che serve a questo Paese. Al di là di questo io non ho capito, ci siamo riletti i programmi, il PD è quello della buona scuola, del Jobs Act, della riforma Orlando sulla giustizia, dei porti aperti, sulle infrastrutture sono due mondi diversi, sulla politica estera sono due mondi diversi. E quindi non entro nel merito delle scelte dei 5 Stelle, che mi sembra siano abbastanza dibattuti al loro interno, mi soffermo sulla spudoratezza del partito delle poltrone che si chiama Partito Democratico, che era e rimane il partito che per gli ipotetici futuri alleati è il partito di Bibiano, è il partito di Banca Etruria, è il partito della legge Fornero. Noi non abbiamo cambiato idea. Quindi se sta rientrando dalla finestra coloro, stanno rientrando dalla finestra coloro che gli italiani avevano fatto uscire dalla porta, noi siamo pronti, si voterà in 9 regioni italiane nei prossimi mesi, almeno queste elezioni non le possono sottrarre, però veramente io ho ribadito con i miei capigruppo, e parliamo a nome dell'intero gruppo dirigente della Lega, io in questi giorni ho sentito dai segretari provinciali, ai segretari regionali, ai sindaci, ai governatori, una compattezza incredibile e un'incredulità a fronte di quella che non è una maggioranza. Sfido chiunque stia seguendo in questo momento, non dai palazzi, ma da casa, dall'ufficio, dal negozio, dall'azienda, le dirette che state dando voi da giorni, a dirmi che PD e 5 Stelle sono maggioranza in Parlamento e nel Paese. Ecco,
Le nove regioni. Ma, le nove regioni. Ce le deve aver sentito Salvini, perché... Questa è la strategia, perché tu pensa sempre a Natale. Solo le prime quattro che si vota così adesso, entro Natale. Centrodestra, lui, due le siamo pure a perdere, perché la Calabria credo che neanche il segretario del PD la vuole, ecco. L'Umbria cercheranno qualcuno disperato, viene dopo un scandalo della sanità, quindi il PD questa le dà per perse. Quali sono dove fanno la differenza perché comincia a mettere in crisi il governo? La Toscana, che ha un sistema complicato, perché la Toscana col nuovo sistema elettorale è un sistema a doppio turno, quindi lì sarà tutto da giocare, anche la desistenza. E l'Emilia Romagna, che è convendibile. Voi capite bene, se Salvini riesce a mettere in crisi il PD e il governo, poi vedremo come si comporterà il governo, lascia stare i singoli piccoli leader, possiamo li perdere i locali, come si comporterà la campagna elettorale prossima e con quali mezzi. Se queste due regioni vengono contese, quelle due importanti intendo dire, Toscana ed Emilia Romagna, poi cominciamo dalla Puglia, allora non so quanto durerà questo governo. Se questo invece maggioranza bypassa, scavalla almeno una delle due regioni che si vorrà in questo giro, poi comincia a fare la battaglia sulla Puglia e così via, allora la cosa va a lungo. Se no anche questo governo, per quanto programmi faccia, ma non regge sul piano dei poteri regionali, è chiaro che è chiaro che difficoltati. Beh, intanto arrivano delle minacce da parte di alcuni elettori che dicono: non vi chiameremo più onorevoli se non ci fate votare. E c'era anche un telespettatore poco fa, non so se vi ricordate, un messaggio che è appena passato, che diceva: ah, non ci fate votare e noi allora chiederemo l'elezione diretta anche del Presidente della Repubblica. Magari. Insomma, si sta andando nella direzione opposta. Tocchetto, molto velocemente, lei prima ha detto che sì, cioè, non si sono fatti i nomi, certo, non si sono fatti i nomi, però nel momento in cui il vostro segretario Nicola Zingaretti dice sarà il Movimento 5 Stelle a decretare il Premier, il Movimento 5 Stelle, per bocca di Di Maio, che è il leader politico dei 5 Stelle, ha sempre sostenuto che sarà Giuseppe Conte, beh, praticamente, se la matematica non è un'opinione, l'equazione vuole che il prossimo Premier sarà Giuseppe Conte, l'avvocato del popolo. Si era definito così, vero? Sì, non sbaglio. Esatto, ma a parte che l'avvocato è stato poco scaramantico, perché della Merkel e di Macron, è stato poco scaramantico Villanova, perché l'ultimo avvocato del popolo, se non sbaglio, nella storia era stato Robespierre, ma era finito male, se non sbaglio. Lui invece sta costruendo una sua carriera politica. E va bene così, sulla pelle degli italiani. Non aveva detto però che la sua esperienza politica sarebbe finita, e lei adesso mi dice sta costruendo la sua carriera politica. Aveva detto che era finita. Anche Salvini ne diceva tante, infatti adesso era veramente molto triste, mi faceva anche un po' tenerezza sostanzialmente, ma dovrebbe prendersela con se stesso, perché poi i numeri in Parlamento, abbiamo votato un anno e mezzo fa, ci sono, e la Lega al 17% è il terzo o quarto partito, quindi la maggioranza si fa con chi ha i numeri in Parlamento, e in questo momento non ce li ha la Lega, anche se sta vincendo in alcune competizioni elettorali. Al fatto che siccome non vogliamo votare ogni 200 anni, ma vogliamo votare quando cade la legislatura ogni 5 anni, avendo votato nel marzo del 4 marzo del 2018, oggi siamo nel 2019 fine agosto, diciamo così che è passato un anno e qualche mese. Allora, se la maggioranza e quindi il governo precedente era fatto con soggetti come la Lega che non erano stati votati dagli italiani il 4 marzo, allora facciamo un ragionamento con le forze che hanno avuto un po' più voti di quelli della Lega. Però scusi Tocchetto, Di Maio, Villanova, Donazan, sì, non aveva detto mai un governo con il Partito Democratico? Forse ci ricordiamo male, però vogliamo farvelo ascoltare, andiamo a sentirlo. Andiamo a sentirlo, perché sempre sul Partito Democratico io sto ricevendo in queste ore accuse di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e PD.
A me fa sorridere perché sono stato quello che ha attaccato di più il PD nelle ultime settimane e negli ultimi mesi, perché è un partito ancora più subdolo, perché ha cambiato volto ma fa pratiche ancora peggiori del partito precedente, del Partito Democratico precedente. Beh, assistere ad un'alleanza alla luce del sole tra Miccichè e il PD in Sicilia, tra Forza Italia e il PD in Sicilia, che governano da ieri Gela insieme, non un comune qualsiasi, un comune importantissimo della Sicilia, significa essere venuti allo scoperto, e non ci meraviglia. Hanno gli stessi atteggiamenti, hanno le stesse pratiche, sia Forza Italia che PD sono coinvolti e sono i partiti principalmente coinvolti negli scandali di corruzione di questi giorni. Sono quei due partiti che gli italiani hanno mandato all'opposizione e che noi non vogliamo far tornare al governo. Ecco, avete sentito che cosa ha detto Luigi Di Maio? Non è che sono passati 15 anni, 10 anni, 5 anni, un anno, un mese. Qui sono passati 15 giorni. Per onestà intellettuale, per rispetto, allora, se non mai rispetto per quelli che ci ascoltano, almeno per noi, non dire ste robe, ti prego. Non puoi giustificare una cosa del genere. In perché Parlamento cosa c'è? Il 17% la Lega? Gran fatica. Ma le cose cambiano, ma si sono dati insulti che non sono superabili, perché tu metti tutto sotto il tappeto, perché non è solo polvere. Qui stiamo parlando di cose gravissime, questi si accusavano reciprocamente. Non più tardi di qualche mese fa, il partito di Bibbiano vuol dire il partito dei pedofili, di quelli che hanno coperto la più grande nefandezza della storia della conoscenza. Allora, si parla di un sindaco che è un soggetto non è il partito. Il partito, quindi, diceva Di Maio. Ma io potrei dire la Lega ha rubato 49 milioni e stiamo discutendo. State restituendo, ci sono stati dei processi in corso. Tocchetto, chi ha rubato? State restituendo, ci sono dei processi in corso. I 49 milioni non sono un'invenzione. Allora, non mettiamo la parola di Bibbiano accanto al PD, come io a questo punto metto la Lega ai 49 milioni. La politica è una cosa. La politica, tanto è vero che la Lega Nord ha cambiato il nome per Lega. Infatti state pagando, state restituendo le somme. I 49 milioni state restituendo le somme. Per quello che riguarda la politica, se si fanno degli accordi politici, sapete benissimo che tutte le cose possono cambiare. Comunque era innaturale anche l'accordo Lega 17% che diceva che il Movimento 5 Stelle non poteva governare l'Italia, e il Movimento 5 Stelle che aveva il 37%. Anche quello era un accordo innaturale. Poi Salvini ha sbagliato, è un problema di Salvini lo vedrà la Lega. Cosa risponde Elena Donazzano? Che questa del partito di Bibbiano l'ha detta il 5 Stelle al PD, non la Lega. Lo vogliamo sentire? Scusi, Elena Donazzano, sentiamolo. Eccolo qua. Bibbiano non voglia averci nulla a che fare col partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l'elettroshock per venderseli. Io non voglio avere nulla a che fare. E sono stato in questo anno quello che sicuramente ha attaccato di più il PD di quanto l'abbiano fatto tutti gli altri partiti. Ecco, avete sentito, questo è tratto dal sito Facebook di Salvini. Ma guardate, ecco, io quello che voglio dire, e veramente lo dico perché è meglio che facciamo dei ragionamenti un po' più pacati, ma un po' più precisi. Ma si può giustificare tutto, almeno io non riesco a giustificare tutto in politica. Io non riesco a pensare che si possa, a dispetto del voto degli italiani, giustificare qualsiasi cosa con qualcuno che fino a ieri mi ha dato del ladro, dell'incompetente, del delinquente, del pedofilo, perché non è che stiamo parlando di dettagli, non stiamo decidendo che la discussione è sarà una discussione da farsi su togliere o meno le autorizzazioni a Autostrade per l'Italia. Non è quello, e questo sì è politica, due posizioni diverse, anche molto disputate
con veemenza, con toni. Qui stiamo parlando di un altro livello, qui siamo sul livello delle accuse personali e molto spinte. Non si può stare a governare insieme solo perché si vuole tenere la carega a tutti i costi, perché gli italiani prima o poi ve la fanno pagare col voto. No. Io sono veramente perplesso, perché allora, se dal punto di vista formale il ragionamento della Tocchetto non fa una piega, cioè avete i numeri in Parlamento, quindi votate la fiducia al nuovo governo, giustissimo, la cosa che vi manca è la dignità, signori, la dignità, perché l'unico errore che può aver fatto Salvini è non aver staccato la spina a questi quattro scappati di casa prima. Doveva staccarla subito dopo le europee ai 5 Stelle, perché avevano fatto una campagna elettorale tutta contro Salvini, insultando e andando avanti ad attaccare la Lega per mesi. Doveva staccarla prima, mandarli a casa prima, quando c'era la possibilità veramente di andare al voto. Quello è stato l'unico errore forse di Salvini. Perché adesso io voglio vedere se dopo quello che ha detto Di Maio, l'hanno visto tutti quanti. Cioè la gente, io vi ripeto, voi pensate che gli italiani siano scemi. La gente vede ste robe qua sul televisore e dice: ma com'è possibile che questa persona che meno di un mese fa diceva queste frasi, meno di un mese fa diceva queste frasi, adesso vada a stringere un accordo con Zingaretti, che è il segretario del partito di Viviano? Attenzione Villanova, perché Zingaretti, abbiamo visto Di Maio, ma Zingaretti era d'accordo con Di Maio, era d'accordo nel senso che anche lui negava qualsiasi accordo con il Movimento 5 Stelle. Sentite un po'. Smentire per l'ennesima volta l'ipotesi di governi PD 5 Stelle, come anche in queste ore si sta a volte teorizzando. Confermo che nel caso si arrivasse a una crisi di governo, la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. Di fronte a una crisi di queste proporzioni, la via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e di avviarci verso elezioni anticipate. Non esiste alcuna ipotesi di governo con i 5 Stelle, né esiste, lo dico ufficialmente, o esistita in queste ore, in questi giorni, nessun tipo di incontro o anche confronto su un'ipotesi di questo tipo. Sono tutte ipotesi totalmente prive di fondamento. Ipotesi totalmente prive di fondamento, ma signori, ma questo succedeva poche settimane fa. Sì, poi è successa una cosa, che Renzi gli stava sfilando il partito da sotto, e quindi si è dovuto adeguare a quello che ha deciso di far Renzi. Cioè, io penso invece che appunto hanno trovato un accordo politico e con l'accordo politico trovano delle soluzioni su alcuni punti programmatici, uno per primo l'ambiente. Dov'è? Ma la dignità per dove che l'avete? Per quello che capisco, per rispondere una a una dignità, la io capisco la difesa e mi rendo conto perdere il potere è pesante, però il buon Salvini, dopo che ha fatto il patatrac, e dovreste vederlo all'interno vostro che forse non è così affidabile, ha fatto una rapida marcia indietro e ha anche detto: ho il telefonino aperto. Il problema è che una volta che aveva tolto la fiducia, la voleva ridare la fiducia, è soltanto che gli hanno chiuso le porte. Se adesso lui è arrabbiato, se adesso lui quando fa gli interventi parla sempre dei figli, forse sta, diciamo così, ha perso un po' la bussola. Io penso che forse dovrebbe calmarsi un attimo e cercare di riflettere sugli ultimi passi, sulle ultime vicende che lui ha portato e che hanno comportato la crisi Siete veramente un partito grandissimo. No, non siamo un politici, partito. Perché dal 2011 io non ho mai visto un politico che dice: il mio telefono è aperto e nessuno mi chiama. Dal 2011, è triste per Salvini. Guarda caso, dal 2011, quando è stato tirato giù Berlusconi per la questione dello spread, a 2019, tranne questi 14 mesi, avete sempre governato senza passare per le elezioni. Cioè, siete veramente dei fenomeni a trovare questi accordi politici a qualsiasi costo. Cioè, ma veramente 2018 abbiamo preso più della Lega, il 19% in Parlamento rispetto al 17%. Ma hai perso 2018. Allora, le europee hanno avuto casi in cui nello stesso giorno il cittadino votava per la Lega e votava il sindaco del PD. Ogni elezione va contestualizzata. Tocchetto, sommessamente ti faccio notare che avete talmente vinto le elezioni nel 2018 che il vostro segretario si è dimesso. A Preganziol vince il sindaco del PD dopo il 4 marzo, e a livello
a livello europeo vince la Lega. Ogni elezione va contestualizzata. Si vede che Renzi non ha contestualizzato la Gazzola. Io penso che potremmo anche vincere le elezioni. Sono tanto intelligenti. No, io la penso. La tua fortuna è che a casa sono tanto intelligenti. Ma guarda, io ho molta stima dei telespettatori e dei cittadini. In giro. No, io sono spettatore dei cittadini e parlo con i fatti. Parlo con i fatti. 2018 la Lega prende il 17%, noi prendiamo il 19%. Abbiamo punti in più in Parlamento. Allora, diciamo a tutti, Alberto, che diciamo ai veneti, friulani, Trento, Bolzano, perché qua siamo visti un po', e anche in Emilia, diciamo a tutti che io ho sbagliato tutta la lettura dei giornali e dei dati, perché pare che il Partito Democratico abbia vinto tutte le elezioni. Non ho detto questo, ho detto che nel 2018 avremmo preso 3 punti in più della Lega. Guarda, 17, 19, 20. E Renzi era talmente contento che si è dimesso perché doveva festeggiare. Io dico questo, i dati sono questi. Quindi era innaturale l'accordo 5 Stelle Lega. Incredibile. Ed è più, come dire, naturale l'accordo PD 5 Stelle. È una narrazione per i numeri del Parlamento attuali. Fantastica. No, ma perfetto. Ma io vi auguro buona vita insieme ai 5 Stelle, io vi aspetto le elezioni. Io tale bugia non riuscirei a dirle neanche. Metti che vinca la regione Veneto e 5 Stelle, cosa fa? Ma vediamo, ma rispetto per tutti, paura di nessuno. Vabbè, certo. Ragazzi, corriamo e vediamo chi vince. L'elettore sovrano decidono i Veneti. Allora, almeno in Veneto decidono i Veneti, comunque. Almeno in Veneto, perché in Italia non decidono gli italiani. Allora, questo mi sembra evidente. Voi fra l'altro siete dei politici preparati, sapete bene che ormai sui social passa gran parte del mondo politico in tempo reale, quella di oggi di conseguenza è stata una giornata particolarmente bollente sui social e come possiamo immaginare colui che è stato un po' il protagonista sui social è stato Matteo Salvini, con una diretta su Facebook proprio questa mattina. Sentite che cosa ha detto. Anzi, per anni e anni e anni PD e 5 Stelle hanno detto, fatto e votato il contrario l'un dell'altro. Tutto il contrario per anni. E in 10 giorni mettono insieme un governo stabile per il bene del paese, per non far aumentare l'IVA. Ma l'IVA si può bloccare con un decreto, occorre inventarsi una maggioranza impensabile, imbarazzante, sbilanciata a sinistra contro il volere degli italiani, contro la sensibilità, contro tutte le elezioni che ci sono state. Mi sembra chiaro chi stia tradendo la fiducia del paese. Ci sono state elezioni politiche, elezioni comunali, elezioni provinciali, elezioni regionali, elezioni europee. A tutte queste elezioni gli italiani hanno detto non il PD, non col PD, mai col PD. Li abbiamo già provati per anni, per troppi anni. E Monti, e Letta, e Gentiloni, e Renzi, basta. E quello che gli italiani hanno democraticamente accompagnato fuori dalla porta rientra dalla finestra per fame di potere e per paura di votare? Potete scappare dal voto per un mese, per 6 mesi o per un anno o per 2 anni, ma prima o poi i conti tornano. Ecco, avete sentito, prima o poi i conti tornano, Villanova, però intanto torna Conte. Evidentemente piace all'Europa che conta, e questo è il discorso. È questo il discorso. Cioè, dopo io mi stupisco, cioè, sento, ma veramente mi fa impressione pensare a sti governi che li ha elencati Salvini, li ha elencati uno in fila all'altro e tutti quanti sono andati avanti governando, prendendo decisioni anche contro la volontà popolare senza essere mai passati dalle elezioni. Cioè, è questo che non riesco a capire dove andremo, cioè, ma veramente la gente che ci sta seguendo, perché dovrebbero andare a votare la prossima volta? Perché? Settimo Gottardo, un governo in crisi ancora prima di nascere. In effetti il PD e il Movimento 5 Stelle hanno litigato sul Premier, sul Toto Ministri, su molto, quasi su tutto. Adesso come faranno a vivere felici e contenti?
Beh, c'è il proverbio veneto che dice l'amore non è bello se non è in ligure, questo non mi meraviglia. Io però sono curioso che questo governo nasca davvero. Perché sono curioso che nasca davvero? Perché non l'ho mica ancora visto nato, non l'ho mica ancora visto, ma pare che bastino alcuni giorni, credo che basteranno alcuni giorni, perché voglio vedere il programma. Anch'io. Io sono molto curioso perché finalmente c'è non un contratto di scambio tra due gruppi, ma un vero programma condiviso, così ha detto Di Maio, l'abbiamo sentito prima. Voglio vedere com'è questo programma politico, perché io ho conosciuto il programma politico del governo che adesso è andato in crisi, che aveva degli slogan anche fascinosi a modo suo, criticabili ma fascinosi. Il reddito di cittadinanza, mettilo come vuoi, ma un suo fascino ce l'aveva. La tassa piatta, altrettanto, cioè c'era qualche cosa che mobilitava il pathos del popolare. Ora adesso su che cosa mobilitano, ecco, questo è. Io non mi sento molto entusiasta se c'è o non c'è Di Maio vicepresidente, se i vicepresidenti del Consiglio saranno, come propone anche Conte come soluzione, zero, nessuno, così, oppure come io ritengo alla fine saranno tre, e così, quindi Grasso, Di Maio e Franceschini, tanto giusto per quello che sento io, quello che sento, non è che li dico a caso. Sono interessato che venga fuori un programma, vedere con quale pathos ci sarà questo impatto popolare, ecco, perché io ritorno sempre a quello che diceva Salvini prima. Salvini dice sono nove regioni, sono nove appuntamenti, sono nove regioni, il centrodestra, perché non sarà più solo Salvini, qui ritorna in gioco anche Berlusconi, se il centrodestra se ne porta a casa 5-6 magari di quelle, quelle che abbiamo già visto grosse adesso. Ecco, ragazzi, allora c'è la crisi vera. Ecco, quindi io non farei tanto discorso di popolo o non popolo. Se mi consenti o se no mi prenoto dopo, avevo una cosa che, visto che ho questa magnifica assessora, che io hai tutta sempre la mia ammirazione e stima, perché soprattutto nel lavoro fai un'ottima iniziativa politica, sei molto presente. Grazie. Però quando vediamo i programmi parleremo anche di cose concrete. Mi è venuto sotto mano, mi permettevo di mandartelo, questo dato, sì, che riguarda proprio la città di Vicenza. Sentiamo. Perché dobbiamo abituarci a parlare di cose concrete e non più della propaganda. Sull'immigrazione molte volte è prevalsa la propaganda, anche fondata in questi ultimi due anni, ma quando cominceremo a andare nel concreto, nella città di Vicenza, città, comune di Vicenza, che è un comune efficiente, l'ufficio dell'Anagrafe ha fatto un'indagine. Chi sono i nati gli ultimi 10 anni a Vicenza? 2008-2018, come si chiamano? Sapete il primo cognome di questi nati a Vicenza, nel comune di Vicenza, qual è? Sartori, giusto? Mi pare ovvio. I Sartori sono di casa a Vicenza. È il secondo cognome? Per numero? Un cinese. Muhammad. Il terzo cognome, ritorniamo ancora nel Veneto, è Sartori, se non mi sbaglio. No, Sartori era il primo. Era il primo. Quindi Trevisan. Il terzo, Trevisan. Il quarto nome è un nome sì, pakistano, Khan. Cominciamo e via, cioè il 60% dei cognomi di questi. Allora il problema non sono l'8% che vengono, gli sciagurati che vengono con queste ONG. Sono questi che abbiamo in casa che ci porremo il problema. Senta, sono il 60% dei nati, io penso. Quindi cominciamo a ragionare fuori, ecco, dobbiamo fare la un passaggio, oltre. E lì si vede, si fra, come dice Dante, nobilitate. Gottardo, sentiamo la risposta di Elena Donazzo. Ne ho approfittato che avendo il bravo assessore qua davanti a me. Grazie per il bravo assessore, veramente gentile.
Se ci fosse un governo di destra avrebbe due soluzioni questa problematica. La prima, un'integrazione chiara, e vuol dire che tu integri in un contesto che c'è, vuol dire che tu dai lingua, regole, devi dare un contesto sociale, culturale e di tradizioni. Siamo in Italia, la religione è quella cristiana, rispetti il crocifisso, il presepe e tutto quello che è, perché questa è integrazione. E non mi spaventa il cognome straniero, deve sapere che è in una società ben ordinata e organizzata. Secondo, non accetto la sostituzione etnica, non l'accetto come principio, perché quello che manca in Italia da sempre è una politica per la famiglia, Settimo, perché pensa che la famiglia è entrata nell'ordinamento come soggetto giuridico a sé stante, udite udite, col reddito di cittadinanza. Cioè la prima volta che in Italia si è parlato di un soggetto giuridico e fiscale riconosciuto è stato nel reddito di cittadinanza, perché si è detto di, si deve prendere il nucleo familiare, tutto il nucleo familiare deve concorrere alla ottemperanza dei doveri che si mettono come obbligo per poter avere il reddito di cittadinanza. Prima politiche per la famiglia non ce ne sono state, anzi il PD, quello che torna al governo adesso, addirittura non solo la sostituzione etnica in testa, cioè gli italiani li sostituiamo con gli emigrati, meglio se vengono con i barconi, perché così le nostre ONG prendono dei bei soldi, perché questo è successo. La seconda cosa è che vuole sostituire la famiglia con le famiglie, che non si capisce che cosa siano. Quindi là il problema, la soluzione di un governo di destra che sta nella natura e sta nel popolo italiano è che per uno, per gli immigrati che ci sono devono esserci regole di integrazione, e la seconda che devi fare politiche di sostegno alla natalità e alla famiglia. Non mi pare che questo governo li abbia fatte, eppure è un fatto governo, che un governo di destra. Di destra. Questo, ti ricordo, noi non sono siamo per la sostituzione, mi sembrano no, delle letture molto superficiali. No. Detto questo, direi il vero problema che possiamo rilevare da quello che dice Settimo Gottardo è che i nostri non fanno figli. I nostri non fanno figli, e quindi non è la sostituzione figli? Etnica. E perché i nostri non fanno figli? Ma dai, io favore. Sono una delle colpevoli che i figli non li ho fatti. Però voglio dire, non si tratta di sostituzione etnica, ma si tratta di una società globalizzata, che è una cosa diversa, perché la parola sostituzione etnica è una cosa peraltro gravissima, e mi dispiace che lo dica un assessore come te, e soprattutto voglio dire, è proprio, non descrive quello che voglio dire è la realtà di una società complessa, che è molto diversa. Tocchetto, allora ritorniamo però al tema della nostra trasmissione. Conte bis cotto tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, questo è il titolo della nostra trasmissione di questa sera. Abbiamo giocato un po' sulle parole Conte bis, biscotto tra PD e Movimento 5 Stelle, una domanda che abbiamo fatto ai nostri ospiti, che facciamo anche ai nostri telespettatori. Lei poco fa ha parlato di un accordo, di una democrazia molto liquida in cui gli accordi si possono fare da una settimana all'altra, però di solito gli accordi si fanno tra partiti che hanno almeno qualche similitudine, qualche simpatia. Qui invece stiamo parlando di due partiti, il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, che si sono tirati i pomodori marci fino all'altro giorno. Beh, allora, per rispondere a Salvini, li accomuna davvero solo l'odio per la Lega, come ha detto anche il nostro Alberto Villanova? No, diciamo che noi possiamo, come dire, aver avuto dei problemi con i 5 Stelle perché ci hanno fregato l'elettorato. Molti della sinistra hanno votato i 5 Stelle. E questo, quindi abbiamo anche un elettorato, posso anche dirlo, abbastanza omogeneo. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha chiesto un governo solido, ha chiesto un'alternativa solida. Questa intesa durerà come un cubetto di ghiaccio nel deserto, oppure si arriverà davvero alla fine della legislatura e magari anche una mira alla elezione del prossimo capo dello Stato? Allora, quello può essere l'obiettivo. Quindi l'elezione del capo dello Stato, secondo me il vero arbitro di tutta della durata di questo governo sarà Renzi, perché Renzi ha in mano i numeri del PD alla Camera e al Senato, in quanto i parlamentari sono suoi, come diceva prima la Tocchetto,
E quindi, visto che ormai è evidente che si stia lavorando alla creazione di un suo soggetto politico separato dal PD, non appena questo soggetto politico è pronto, non appena arriveranno i primi due schiaffoni sonori al governo, secondo me Renzi staccherà la spina e andrà a elezioni. Io la vedo così. La vedi così, eh? Ma Elena Bonazzan, sa chi è uno dei leader politici più furiosi per questo accordo? Giorgia Meloni. Sì, assolutamente. Giorgia Meloni, ascoltate un po' che cosa ha detto Giorgia Meloni. Addirittura ha parlato di stanno rubando il governo. Contro la volontà degli italiani. Perché questo è tipico del PD. Se non puoi ottenere una cosa perché non te la meriti, rubala. 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 Il governo lo stanno rubando. Perché il governo non è roba loro. È una roba nella disponibilità degli italiani. Del loro voto, della loro volontà. E invece loro, siccome gli italiani non ce li metterebbero, lo rubano, impediscono che si vada a votare e se lo prendono lo stesso, perché loro l'importante è stare seduti sulla poltrona a fare quello che devono fare per gli interessi di quelli che evidentemente li spingono e li sostengono. Io sono francamente basita da quello che sta accadendo. Cioè, è l'equivalente del ladro incappucciato che entra dentro casa E ti porta via l'argenteria, stessa cosa, non lo posso avere, non mi posso comprare l'argenteria perché non ho guadagnato abbastanza, me frego la tua, non ho abbastanza voti per governare e vabbè, lo impedisco che si voti, rubo il pallone e me ne vado. Io sono francamente basita, io penso che ci sia oggettivamente qualcosa nella nostra democrazia che non funziona. Avete sentito, questo è il video che ha postato Giorgia Meloni sul suo profilo Facebook. Giorgia Meloni ha chiesto e noi saremo al suo fianco, che se veramente dovesse dare mandato il Presidente della Repubblica a Conte e dovessero andare a chiedere la fiducia alla Camera, noi andiamo a manifestare fuori da Montecitorio e chiediamo a tutti gli italiani di andarci, e credo che i veneti prima di tutto debbano scendere fino a Roma, perché è un viaggio ben fatto per dire che non è possibile che noi si voti in un modo e ci sia un governo, gli italiani votino in un modo e ci sia un governo che fa tutt'altro. Quindi noi siamo pronti a manifestare in piazza. Ecco, allora sentite anche in questo caso cosa ha detto Giorgia Meloni proprio oggi al Quirinale, quando ha risposto alle domande dei giornalisti. Ha proprio parlato di questa manifestazione. Fino a troppo aver chiesto da qui, da questo posto che è il Quirinale, di dire agli italiani di andare in piazza se no, non dovesse. Non so da quando avete deciso che scendere in piazza è eversivo. Scusate, non so da quando avete deciso che dire no, manifestare il proprio dissenso è eversivo. Anche questo è scritto nella nostra Costituzione. Io lo chiedo dal Quirinale, non sto dicendo niente di diverso da quello che è previsto nella nostra Costituzione. Manifesto il mio dissenso, lo voglio rappresentare insieme al popolo italiano, a quella parte di popolo italiano che come me non è d'accordo, perché non è sempre tutto scontato. Sì, ma gli italiani non devono per forza subire tutto. La Costituzione dice che si vota ogni 5 anni. La Costituzione dice che si vota 5 anni. Se io pensassi che si sta facendo una cosa costituzionalmente illegittima, chiamerei il colpo di Stato, che è un'altra cosa. Io sto dicendo che si sta facendo una cosa politicamente inopportuna e dal piano dei partiti che la stanno consumando vergognosa in termini di rispetto dei cittadini. Poi la Costituzione prevede che si possa fare, ma la Costituzione prevede anche che si possa scendere in piazza per dire non nel mio nome, io non ci sto. Quindi almeno concedeteci questo, insomma, gli italiani non possono più votare, potranno almeno dire la loro, no? Elena Bonazzan, un accordo politicamente inopportuno, dice Giorgia Meloni, non è che sto parlando di colpo di Stato, però di un accordo politicamente inopportuno sì. Ma certo, all'indomani di elezioni europee che hanno dato chiaramente il senso di come gli italiani intendono il rapporto con l'Europa, certo perché siamo andati a votare per le europee, ma anche un voto rispetto a alcune tematiche che sono state trattate da questo governo nell'ultimo periodo. Certamente hanno vinto i sovranisti, certamente il governo che si sta facendo è esattamente l'opposto di quello che il voto popolare ha indicato nelle elezioni ultime, 2 mesi fa europee, quelle precedenti, le comunali, sono di qualche settimana successiva alle politiche, quelle politiche e le regionali di mezzo. Siamo andati a votare un sacco di volte in questo anno, no? Dalle politiche ad oggi abbiamo fatto tutte le elezioni quasi possibili, perché sono andati a votare diverse regioni, tutte vinte dal centrodestra, diverse città, quasi tutte, tranne rare eccezioni, vinte dal centrodestra. Le europee vinte dai 2 partiti sovranisti, Lega e Fratelli d'Italia, e che cosa si fa? Un governo PD 5 Stelle.
Ecco, attenzione, qui c'è un telespettatore che si rivolge a lei, Tocchetto, dice: mi dispiace per lei, signora Tocchetto, ma qui si tratta di sostituzione etnica, le piace oppure no? Gli italiani vengono sempre dopo. Non sono assolutamente d'accordo con questo, non è sostituzione etnica, anzi è un bruttissimo termine, gli italiani sono sempre primi, ma qui un dato di fatto è che purtroppo non ci sono più figli da parte nostra, i figli in questo momento qua. Certo. Lui ha letto la questione di Vicenza, io potrei parlare di Treviso, le nascite anche nei nostri ospedali sono prevalentemente... Forse mancano anche delle politiche che aiutino le nascite, le natalità, però... Ma allora, le politiche, a dir la verità, le stiamo anche facendo, le abbiamo fatte noi come centrosinistra dando dei bonus nel comune di Treviso, abbiamo perso anche le elezioni, adesso lo sta facendo Mario Conte che per Ma non avete vinto Treviso? Che stiamo facendo noi? Secondo ma perché dice lei, è che i bambini, che i nostri giovani non fanno famiglia. Ah, perché non hanno nessun aiuto. Sì, ho capito, ma anche gli extracomunitari non ce l'hanno, pure la fanno. Tocchetto, ma cioè, perché spaventano noi? Non perché si spaventano. Le messe vengono pagate da noi, perché anche soprattutto i giovani perché non si pagano. Spaventare a fare aiutiamo figli. Prima loro degli altri, l'abbiamo nessuno visto. Nessuno ha mai aiutato prima loro degli altri. Gli italiani hanno votato in un certo modo. Gli altri non si spaventano. Tocchetto, per quanto lei insista, gli italiani hanno da lungo aperto gli occhi. Ed è per questo che anche quando lei dice abbiamo trattato tutti insieme, anzi gli italiani vengono prima, l'italiano che sta ascoltando, il veneto che sta ascoltando, dice non è vero. Fabrizio in regia, facciamo vedere di nuovo la schermata del video postato su Facebook da Giorgia Meloni in cui dice stanno rubando il governo, il video che abbiamo visto poco fa. Tocchetto, è vero che, come dice la Meloni, addirittura state rubando il governo? No, assolutamente non stiamo rubando il governo, ripeto, i numeri ci sono, la Meloni avrebbe il 4%, adesso forse è attestata sul 6-7%, porterà il 6-7% del suo elettorato se ci riesce a Roma. L'unica cosa però che mi viene da sorridere, mi fa pure, come dire, simpatia vedere quello che dice la Meloni, però il buon Salvini quando è stato un po' in difficoltà non è andato dalla Meloni, è andato prima da Berlusconi, quindi vuol dire che lei purtroppo è sempre la terza ruota, anche se obiettivamente i dati lo dicono, sta, come dire, sottraendo elettorato a Forza Italia, questo è evidente, Donna molto Sarà, chiaro. Cosa risponde? Che Tocchetto dice sempre l'esatto opposto di quello che è, quindi va bene così. E allora andiamo avanti, perché uno dei temi portati dal Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, per giustificare questo accordo è stato che stanno lavorando per il bene del Paese. Ma è più Villanova per il loro bene, visto che sono due partiti che se si andasse al voto probabilmente avrebbero più da perdere, o è davvero per il bene del Paese? Beh, la sua risposta lo chiedo all'oste, se il vino è buono è chiaro che cosa mi risponderà, però mi dica argomenti. Ma basterebbe chiederlo agli italiani, cioè nel momento in cui due partiti, allora uno, il 5 Stelle, se dovesse andare al voto oggi verrebbe dimezzato, come minimo, ma secondo me dopo l'operazione che stanno facendo ancora di più, resterebbe probabilmente un quarto dei parlamentari che ci sono adesso. Il PD, se dovesse andare al voto, vedrebbe sicuramente, magari confermato nei numeri, però sicuramente gran parte dei parlamentari che ci sono adesso in Parlamento e in Senato non verrebbero rieletti perché c'è un altro segretario che fa le liste. Questa è la realtà, questo è il collante principale di questo governo. Cioè, se mi dovrebbero spiegare dal punto di vista del bene del Paese, cosa intendono per bene del Paese? Cioè, rispondere a quelle che sono le richieste dell'Europa, quindi della Merkel e di Macron, questo è il bene del Paese per loro? Perché io l'unica cosa che vedo, l'unica convergenza che posso vedere nelle ultime settimane è questa. Perché allora, ricordo che la Lega ha votato a favore della TAV in Parlamento, giusto? E il Premier Conte ha dato l'ok alla TAV, i 5 Stelle invece non hanno votato. E da lì è stata anche la scintilla che ha innescato questa crisi, no? Non hanno votato per la TAV. Eppure mi sembra che il PD sia favorevole alla TAV, alle infrastrutture, certo. Giusto? Come la mettiamo su questo tema?
Come la mettiamo su questo tema? Ma io penso che proprio sarà stato uno dei punti di discussione dell'accordo politico che hanno sottoscritto. Penso che che alla fine avranno trovato l'accordo politico. Secondo me l'accordo politico è magari trovare chi fa il sottosegretario, no? Perché è questo. Cioè, le scelte sulle infrastrutture non si fanno, si è più simpatico o meno simpatico, si fanno su accordi sentivo Di Maio parlare della revoca della concessione di autostrade. Io voglio sinceramente vedere il PD che toglie la concessione ad Atlantia per le autostrade. Beh, nel frattempo comprano l'Alitalia. Dopo che hanno fatto il processo, fra 30 anni probabilmente, no? Sono curioso. Alberto ha trovato l'accordo politico. Tutta una questione di accordo politico. Ma giustifichi con l'accordo politico. Perché gli italiani hanno così in uggia il fatto di parlare di politica, perché se tutto ciò che è accordo politico è la peggiore porcheria, cioè il mettere insieme quello che non può stare insieme, e dici ma c'è un accordo politico, allora io ho capito il fastidio degli italiani di non voglio più parlare di politica, perché fate schifo, cioè state a dispetto dei santi, state insieme. Settimo Gottardo, è l'alleanza di chi ha perso, questa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, è l'alleanza di chi ha perso le elezioni europee, le ultime regionali, cioè il governo che nasce è un governo che nasce per forza di cose, per evitare le elezioni anticipate? Questa teoria dei perdenti l'ho sentita più volte fare, il primo che l'ha tirata fuori è un sofista che si chiama Minniti, non è di destra, ma è della sinistra. Ma Minniti che allora era contrario a che si facesse come detto Zingaretti, era contrario a fare un governo con i 5 Stelle. E Minniti teorizzava, poi adesso questo non lo teorizza più. Ha fatto la coppia politica. Ogni volta si teorizza. Io sto invece, guardate, bisogna essere sempre molto razionali e vedere come vanno le cose. Per quanto riguarda, io sono per il voto, però per quanto riguarda il voto prendo atto, l'ha detto anche Salvini, vedo che sono in buona compagnia. Il voto lo fanno in 9 regioni entro 9 mesi, punto. Se la centrodestra Salvini si porta a casa su 5 su 9 regioni, magari 2-3 di quelle grosse che vi dicevo prima, il voto è non c'è governo che regga. Perché dico 8-9 mesi? Perché il tempo del voto si vota, non è che non si voti in Italia, non è che è abolito il voto, si vota in modo diverso. Secondo, perché questo governo durerà almeno 9 mesi? Mica perché si vota nel frattempo nelle regioni. Perché nel frattempo, sono curioso di vedere, se verrà tenuto il primo punto l'abolizione di metà dei parlamentari, su cui sono anche d'accordo, quindi no. Una cosa ragionevole di buon senso, avrebbero dovuto averlo fatto nel 1970 quando hanno inventato altre 20 assemblee elettive nelle regioni, era chiaro che l'assemblea nazionale andava dimezzata, mi pareva ovvio. Comunque, se si fa questo comporta, con buona pace anche dell'amica della nostra assessore la Meloni, cambiare la legge elettorale, perché altrimenti la stessa Meloni non avrebbe nessun parlamentare, ci sarebbe automaticamente uno sbarramento sopra il 10% e alcune regioni o province autonome non avrebbero nessun eletto, quindi bisogna cambiare i collegi e modificare in modo che allora si va a un proporzionalismo più puro. Tutta questa roba qua si chiama, in termini miei, assicurazione sulla vita dei singoli parlamentari che durano almeno un altro anno. Ed è questo che le volevo almeno chiedere. Un altro anno, quindi Gottardo, teniamoci tranquilli, fermi. Gottardo, mi risponda un attimo. Prego. Ha proprio toccato il tasto su cui volevo intervistarla. Cioè, questo governo del trasformismo politico nasce da quei parlamentari che non vogliono andare al voto? Beh, il trasformismo è una costante nella politica italiana, tanto per essere chiari, è una costante della politica italiana. Io ho le mie battaglie politiche, quando facevo battaglie politiche, adesso faccio l'osservatore e l'analista e qualche volta il suggeritore, raramente, ma quando mi chiamano, e quindi non ho più questa passione. Però, ma dove nasce questo nuovo governo? Dove affonda le sue radici? In quei parlamentari che non vogliono tornare al voto? Sì, queste sono la massa di manovra.
sempre Salvini, che non parla mai a caso, ha detto qui non si va a votare perché per la volontà di 100 parlamentari. E allora ha detto 100, perché 100 se sono 700? 100, che sono, Tocchetto, stai tranquilla, non lo dico contro di te, sono i 30 senatori di Renzi al Senato e i 70 parlamentari alla Camera, che hanno rovesciato le carte al buon Zinga. Tanto per essere chiaro. Erano 101 una volta, quando avevano assicurato Prodi, ex capo dello Stato. L'assalto di 101, a proposito del famoso film. Però, diciamo che siamo di fronte, non guardiamo solo al problema delle sedie, a quello, la trasformazione vera, sistemica, a un passaggio quindi a un sistema proporzionale puro. Terminato questo processo, non è che questo andrà avanti fino all'elezione del Presidente della Repubblica, fa 3 anni, ma storie non arriveranno. Ma finito il sistema di fare il proporzionale e la modifica del numero dei parlamentari, 9 mesi, 12 mesi, fatta la prova delle elezioni regionali, allora sì, il sistema italiano si assesterà. Allora, i grandi poteri nazionali internazionali pensano che nel frattempo questo governo sarà stato un bravo governo, avrà degli slogan e dei motivi così forti da cambiare anche i numeri. Gotardo, questo lo vedremo. Noi su Focus, fermo lì, perché Gotardo, noi su Focus abbiamo due priorità. La prima, i nostri telespettatori, e leggiamo questo messaggio: pur di non perdere la carega, il PD e i 5 Stelle avrebbero messo presidente del Consiglio Belzebù e alla sanità Dracula. L'altra priorità che abbiamo invece è la pubblicità. Allora fermiamoci per qualche istante, poi torniamo qui in studio con Focus. Beh, Salvini avrebbe messo Di Maio presidente del Consiglio, però pur di non pubblicità. Tanto, di non rinunciare.